Ragionier Tucci, febbre? 39. Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere? Buongiorno professore. Buongiorno, come andiamo signora Paoloni? Male. Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. La carriera di Sordi comincia come attore radiofonico alla fine degli anni 30, ad imporlo come attore di cinema e soprattutto Federico Fellini, che fu suo grande amico per tutti gli anni 50, in un film che costituisce anche l'esordio vero e proprio nella regia di Fellini, cioè Lo Sceicco Bianco. C'è da dire che il sodalizio Sordi-Fellini fu piuttosto difficoltoso, nel senso che il pubblico italiano, almeno a quello che dice il regista, non amava questo personaggio cattivo, cinico, che lo rappresentava appunto il pubblico italiano, nei suoi vizi più esasperati. Antonio, andiamo quando uno ti chiama. Antonio, ma che fai? Sei prendendo di me? Ma che vuoi? Così che Federico dovette imporsi coi produttori per riavere Sordi nei vitelloni, nel ruolo forse più atrocemente grottesco all'interno di questo gruppo di personaggi provinciali che il regista disegnava. Comincia dai vitelloni, tra l'altro, quella galleria di tipi italiani opportunisti, avidi, gallisti, volgari, che Alberto traccia per tutti gli anni 50 e che sono delle vere e proprie maschere di una moderna commedia dell'arte. Volevo fare insomma, vero, come ci pare, tutti gli stili, vostro onore, come si vede nei film americani. Potremmo fare come Buster Crabble, ovvero Vestro Williams, come vostro Vestro Williams, ha capito, quella, vostro seduttore, il marito, il vedovo, lo scapolo, sino, bisogna dire, al taglio che avviene nella sua carriera con l'inizio degli anni 60, con un film in particolare quale La Grande Guerra di Monicelli, dove diciamo la sua impostazione comico-grottesca, cattiva e spesso cinica, assume un'intonazione diversa, vale a dire tragicomica. C'è anche cioè l'aspetto drammatico dentro. Boni. Bene, allora? Cosa ha detto? Sei a cavallo. E così come poi si vedrà un film come Una vita difficile di Risi, in cui Sordi interpreta la parte di un giornalista che alla fine si ribella ai compromessi a cui si è piegato per tanto tempo e con uno schiaffo spedisce il suo datore di lavoro, ricco e volgare, dentro la piscina. Silvio, balla raccoglia. Da qui parte, come dire, una sorta di rivoluzione o controrivoluzione nelle rappresentazioni filmiche di Alberto. Vale a dire che Sordi comincerà a rappresentarsi appunto come personaggio negativo, sì, ma non del tutto, come personaggio che potremmo definire buono o buonista, tutto sommato. Spesso lui dirige se stesso, a partire da Fumo di Londra del 1966, e in questi film Sordi cambia registro rispetto a quello che era stato negli anni 50, vale a dire che in un certo senso assolve i vizi degli italiani, perché gli italiani rimangono, l'italiano Sordi per intenderci, rimane fondamentalmente astuto, furbetto, doppio giochista, però diciamo c'è qualcosa che lo salva, c'è come dire, un intento positivo, c'è una valutazione cristiana, insomma, della realtà che riscatta, diciamo, i vizi appunto dell'italiano medio. Soldati! Soldati! Ah, bravi soldati! Meno male! Armatoli! Armatoli! Fate una muraglia! Calli, è già crollata, mazza e soldati e ci avemo. In questo ambito
che ho definito buonista, Alberto gira una serie di film, gira come attore e assai spesso come regista, e, in cui effettivamente la positività dei suoi personaggi finisce per dilapidarsi in una certa genericità, diciamo, nella caratterizzazione dei tipi. Comandante, potete stare tranquilli. Potete contarci. Thank you very much. È vero che quasi per una sorta di rigurgito della giusta cattiveria dei suoi primi tempi, egli accetta di interpretare per esempio un borghese piccolo piccolo di Monicelli. Nella prima e nella seconda maniera del suo cinema, Alberto Sordi rimane comunque l'attore più rappresentativo del cinema italiano, nei suoi difetti e nei suoi pregi. Guarda, per me è più forte dell'ultimo tanto. È un film divino. Armi, ha sentito quelli? No. Hanno detto che questo è un film divino. Ma questi sono sempre embriachi. Ma che c'entra? Divino. Vabbè, ho capito. Donna. Che dire di Alberto Sordi? È stato il mio maestro. Ho iniziato con lui, sono felice che mi abbia scelta e l'ho trovato molto molto umano. Forse è questo simbiosi di romanità che ci ha unito molto, ma è stato favoloso. Ricordo alcune cose. Una volta, appena arrivata sul set, mi dice: mi dici quello che hai studiato ieri? E io racconto quello che ho studiato. Lui mi guarda e mi fa: senti, dillo come te pare, con parole tue, di quello che vuoi. Allora, io ho detto con parole mie tutta la scena e lui mi fa: lo sai che ti dico? No, va bene come ti pare. Tu, l'importante, se poi non vuoi dire proprio le stesse parole, dille con parole due. Per me adesso le spiego. Come di quella? Quella è la spia. No, quella è la padrona. No, la padrona sta a letto col notaio. No, il notaio è nato da piccola francese che gli ha rubato i documenti. No, e quella la moglie? No, la moglie sta a dormire col tirolese. Ammazza, dormi sta cara testa bassa, ha visto tutto. Io sto a guardare, non ci ho capito niente. In fase di doppiaggio era tutta una risata, perché lui diceva le cose e cominciava a ridere. E io ridevo appresso a lui, e non era buona, e ricomincia. Il doppiaggio è stato una risata incredibile. Purtroppo sono tempi che non tornano più. Armi, sono cose che si dicono, tanto per dire. Tanto poi si sa che tutto resta come prima. E poi, io ho conquistato sta donna grassa come un animale, perché mi è piaciuta così. Ste cose vedi, io le dico, perché te voglio tanto bene. È vero, Gesù. E c'è. Oh, siamo arrivati, Armin. Namo.